Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo a tutora numero 44 e vedremo le cadute, quindi stavolta vi farò divertire perché mi vedete per terra. Questo tutorial mi è stato chiesto di farlo, non è perché sono un po' sadici e volete vedermi farmi male, però oggi andremo ad effettuare delle cadute. Non dovete cadere, mi raccomando, però andremo a vedere come cercare di cadere per farsi meno male e soprattutto, importantissimo, prima di iscriverti al canale, compra le polsiere e proteggiti perché sono salvavita. Detto questo, iscriviti al canale, attiva la campanella di notifiche e metti mi piace al video, quello soltanto se ti piace. Ma visto che mi tocca buttarmi per terra, te metti mi piace al video, vero? Vero? Ok, detto questo, andiamo a vedere le cadute. Allora, ovviamente io mi butto per terra prima, ovviamente apposta, quindi non è sempre così. Cioè, non è che se io cado non mi fa mai male se so cadere. Però diciamo che a volte è più facile, vi conviene buttarvi per terra se stai scivolando prima di cercare di riprendervi in posizioni assurde e di finire lanciati in aria e di farvi molto più male. Quindi vi farò vedere come mettere i polsi e come cercare di sfruttare il corpo e non farsi male. Premetto che se non usate protezioni basta una sola volta che vi sfugli un troppo per farvi veramente male. Ok, andiamo a vedere le cadute. Ok, andremo a fare la caduta da una frenata alla parallel ball, quindi abbastanza spesso per me cado a questa frenata, quindi abbastanza realistica anche. Faccio vedere come io affronto questa caduta. Ok, in questa caduta qui cosa ho fatto io? Ho lasciato scivolare il corpo, non ho cercato di mettere le braccia in questa maniera, ma ho lasciato accompagnare. Ho picchiato usando prima il piede, poi il ginocchio, l'anca, braccio, per salvare il polso che se rimaneva in posizioni strane poteva rompersi. Come mi rizzo da questa posizione, che non è molto comoda? Ah, è importante, non mi posso rizzare in questa maniera, anche se sarebbe molto figa da black dance, ma devo ruotare sui ginocchi. Ok, controllo di essere tutto integro, importante. Dove vado ad alzare una gamba, qui c'è due modi, due squali diversi. Posso alzarmi con le mani qua, controllo, stacco le mani, la poi sui ginocchi e mi alzo, oppure appoggio una mano al ginocchio, ci faccio forza, tengo piano piano, sposto la mano sul lato ginocchio e controllo. A questo punto riparto a pattinare. Ok, da questa posizione vado a perdere il pattino, magari l'interno, e vado a cadere. Quella caduta avete visto lì, una caduta abbastanza comune, la analizziamo. Ho perso la gamba d'appoggio, mi sono avvitato, dopodiché però ho cercato nel corpo di controllare la caduta, quindi ho accompagnato la rotolazione, non ho cercato di fermarmi, ma ho cercato di rotolare insieme alla caduta. Che vuol dire rotolare insieme alla caduta? Qui vi potrebbe aiutare a fare un po' di capriolo, un po' di esercizi, perché accompagnare la caduta vuol dire che io praticamente, mentre sto parlando con voi, vedo, guarda bello quel pavimento per terra, mi ci voglio rotolare per terra. Ok, ci faccio una bella capriola per dire caprio, rotolo e mi alzo. Questi sono esercizi che mi aiutano per cercare di rotolare e di non fermarsi. Un altro che può aiutare è la caduta all'indietro, cioè sto pattinando all'indietro. Inciampo con il pattini, finisco per terra e finisco in questa posizione che non è molto comoda. Qui ho due opzioni, vabbè, o la fermo in questa maniera, ok, e mi alzo, oppure la continuo e da questa posizione ruoto e mi alzo in questa posizione qua. Perché questi sono esercizi abbastanza carini, utili per cadere con stile, diciamo io, per fare le due divertenti. Quindi questo video è un po' ironico ovviamente, perché insegnarvi a cadere è un po' un'utopia, non è che vi posso insegnare a cadere bene, perché ripeto, queste cadute che avete visto qui oggi sono cadute pilotate, quindi io volontariamente ho provocato la caduta, quindi già sapevo come mettere il corpo per cadere. Quando si cade veramente non è che è così, ci avete così tanto tempo, cioè non è che io sto pattinando, scivolo e mi accorgo, oh, guarda, sto per cadere, devo mettere il corpo in una determinata maniera. Però vero è che fare tanto questo materasso, quindi poter fare sport di rotolamento tipo judo, è veramente uno che vi insegna a mettere bene il corpo, vi può aiutare, perché voi avete già istintivo un movimento e quando andate a cadere lo andate a rifare. Ora, un conto è fare judo e fare capriole controllate in palestra, un conto è farle quando cadete da una pista. Quindi ragazzi,
mettetevi le polsiere, protezioni e non vi buttate per terra, è un consiglio mio, anche perché io ho fatto 3 cadute mi fanno oltre la scheda, quindi direi che come video potrebbe essere abbastanza utile. Fatemi sapere se vuoi vedere altri video in questa maniera, spero di no, vero? Detto questo, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina, metti un po' di like perché mi sono sporcato come un porcellino d'India, quindi direi almeno un po' di like, me li sono meritati. Io vi saluto, mi raccomando, un abbraccione, ciao ragazzi!